Una bugia tira l'altra e ciò dà vita ad una commedia davvero esilarante. Andiamo a teatro e scopriamo il perché. Я хочу запомнить, как смята постель, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь призраком молча, не прощаясь. Bello, affascinante, accattivante. Questo è l'uomo più bugiardo del mondo. No, le bugie le ha dette te. In questo momento quindi smentisco tutto quello che ha detto. L'unica cosa vera è che in questo spettacolo ci sono le bugie, quindi il confine tra la bugia e la verità è molto molto sottile. Dove siamo? Siamo qui. Lei è venuta a intrufolare nel backstage, vedi, ci sono ancora. C'è il cast tecnico che sta ultimando ancora i lavori, perché da stamattina stiamo lavorando su questa scenografia, perché fra poco andiamo in scena. Ecco, parliamo un po' di questa commedia molto particolare, esilarante, divertente e soprattutto un po' sui generis, con questo humor inglese. E questo humor inglese fondamentalmente è la commedia degli equivoci, più che commedia di battuta. È, come dire, una commedia divertente, tanto il tema è quello del tradimento. Quindi un argomento delicato, scottante, si cerca un po' sempre di ironizzare, no? L'ironia è figlia del dramma, come sempre. E a farne da padrone è la bugia. E quindi questo montare di bugia a un certo punto si fa fatica a gestirla, questa grande matassa che poi piano piano verso il finale troverà, come dire, troverà la sua via d'uscita e con un finale a sorpresa. Infatti non lo sveliamo. Assolutamente no. Good mood, buon umore. Tu non solo sei attore, ma sei anche produttore. Esatto. Cerchiamo, unisco l'amore per il mio lavoro, anche la follia nello stesso tempo, perché non solo c'è il rischio in un momento particolare, ma c'è la follia, c'è il coraggio e devo dire la verità, la gratificazione del pubblico, quella tende un po' ad alleviare di quelle che sono le difficoltà per mettere su un progetto. È un progetto che mi sta dando tante soddisfazioni. Sembra stasera sia la 13ª replica e avremo un tour che continua ancora. Siamo qui a Pagani e l'auditorium è bellissimo, uno dei più belli almeno nel tour che abbiamo fatto adesso. L'accoglienza è calorosa e quindi speriamo, come ci auguriamo, di far divertire questo pubblico. Il teatro sicuramente unisce. Che rapporto hai tu con il tuo pubblico? Beh, è un rapporto molto molto bello, simbiotico, è un po', dico sempre, è un po' come fare l'amore, no? Quando stai sul palcoscenico al pubblico, senti se è con te, senti se si diverte con te, sei attento, per cui c'è un feeling molto molto particolare. Poi, come dire, è bello condividere anche dopo lo spettacolo, salutare gli amici o le persone che sono qui che ti salutano come se ti conoscessero, e quindi è uno scambio di energia straordinario, è quello che ci riempie e che ci dà l'entusiasmo, ecco, il brio di andare avanti e di fare un lavoro meraviglioso, che oggi è un grande privilegio. Fare il lavoro che uno desidera fare è la cosa più bella. Cosa per te la comicità, il brio? Beh, la comicità è un po', come dire, non prendersi sul serio, sicuramente. Anche il mio personaggio è un po' così, cerco di prendermi in giro, di ironizzare un po' su se stessi, sui propri difetti. Ognuno di noi cerca di portare sempre una propria verità, anche un po' nel personaggio, no? E quindi è poi un momento particolare, fa bene all'anima, ridere fa bene a tutti. Quindi in un momento particolare dove ci sono difficoltà, mi rendo conto, proprio di gestione familiari, se una persona viene a teatro di questi tempi è giusto che abbia quel momento di divertimento, di relax, di evasione, per acquisire quella giusta carica adrenalina per affrontare la vita, e noi cerchiamo di dare proprio questo. Tu sei bugiardo? Quanto basta? Dimmi una bugia. Beh, sono una bugia, sono sempre fedele, quindi significa che è al contrario. Le bugie, no, un po' si dicono, poi ci vogliamo giustificare, bianca, rossa, verde,
però sui soldi la bugia serve anche un po' a proteggere noi stessi, a non danneggiare la nostra immagine, a non creare dispiacere ad un'altra persona, no? Quindi ci vogliamo sempre trovare una giustifica. Io sono per le omissioni, che sono meno dannose. Ecco, quindi chiudiamo insieme dicendo che quello che non si sa non si fa. Cioè, quello che non si fa, sì, quello lì, quello che non si fa non si saprà mai, ma quello che si fa prima o poi uscirà sempre fuori. Sì, sì. Ma anche se vai in Thailandia ti vieni beccato anche lì. E quindi non dite bugie. Mai dire bugie. Mi raccomando, bugie mai. Omissioni, parliamone. Una bugia tira l'altra con Nicola Canonico. Ciao. Macchina provata, moglie, su. Ah, oh, peccato, povera Barbara. Non sai cosa si perde. Ah, sì. Perché va tutte queste foto? Mi eccitano. A me no. Eccola qui, meravigliosa più che mai, Nathalie Caldonazzo, elegante come sempre, e soprattutto questo personaggio qui a teatro che interpreti, davvero molto particolare, una donna di classe che deve sgamare un po' le bugie. Sì, si trova diciamo dentro un contesto di grandi bugie, di matrimoni dove comunque ci si mente abbastanza, però alla fine non è la più stupida di tutti, perché può sembrare diciamo la vittima di questa serie di bugie o insomma di cose losche, però poi alla fine diciamo è la prima a non comportarsi troppo bene, per questo si scopre nel finale. Allora, l'atmosfera che si respira qui in questo gruppo? Ma ottima, siamo, adoriamo, anzi vorremmo fare ancora più tournée, vorremmo girare, perché la vita dei teatranti è meravigliosa. Purtroppo non ci sono più le tournée di una volta, io mi ricordo partivo a ottobre, poi pausa natalizia, si tornava a marzo, aprile, e prima di avere mia figlia sono cresciuta con questo tipo di vita che è meravigliosa, quindi anche andare via solo per qualche giorno per noi rappresenta una festa. Cinema, teatro, televisione, tantissime sono le cose appunto che hai fatto, ma qual è quella che ti è rimasta più nel cuore? No, sono tre cose completamente diverse tra di loro, non si può paragonare. La televisione è una cosa dove innanzitutto la vita è molto più semplice, dalla macchina che ti viene a prendere al superalbergo a tutto diciamo molto artefatto rispetto a quello che poi è la realtà. Il teatro è sicuramente una cosa più vera, una cosa dove metti tutta te stessa in tutti i sensi, è un impegno, è... devi avere proprio una forma mentis, capito, per il teatro che ti viene facendolo, e poi te ne innamori e poi è difficile farne a meno. Il cinema per me è un po' una chimera, mi piacerebbe farne di più, ma insomma è abbastanza complicato tutto il meccanismo, quindi accontentiamoci del teatro che è meraviglioso. Il consiglio invece che puoi dare ai giovani che vogliono appunto cimentarsi? Cambiate mestiere. No, che consiglio do? Vabbè, andare a vedere il più possibile spettacoli, avere un po' il senso di tutto, no? È importante tutto in uno spettacolo, scenografia, costumi, recitazione, devono studiare, devono essere preparati, devono andare a vedere tanti spettacoli, devono confrontarsi, devono rubare il mestiere a tanti attori bravi, devono essere umili, devono essere puntuali, devono amare questo mestiere, come diceva De Filippo, al 51%, se no non lo puoi fare, perché se no è dura, ma è tanto tanto bello. E ritornando alla commedia, tu quanto sei bugiardo? Ma non mi piacciono le bugie, non mi piace assolutamente riceverle, non perdono le bugie, quelle a fin di bene sì, sono d'accordo, si possono omettere delle cose che fanno soffrire o mi fanno soffrire, no? Tipo, non so, privatamente, se una mia amica incontra il mio ex con un altro, se non me lo dice è meglio, capito? Queste bugie a fin di bene sono assolutamente... le apprezzo molto, per il resto no, le bugie poi soprattutto in coppia, meglio lasciarsi, no? Che senso ha? Cioè io sono per l'amore vero, le cose vere, mi piacciono i sentimenti veri, però devono essere corrisposti, se dall'altra parte iniziano ad esserci bugie, tradimenti, o anche io mi ritrovo a tradire, a fare, diventa una fatica, io la vedo proprio come una fatica, tanto vale lasciarsi e buonanotte. E questo viene fuori da questa commedia, una bugia, tira l'altra. Esatto, non dite bugie. Ma mi chiami pure Barbara. Barbara!
Se non avessi preso il volo precedente avremmo avuto tutto il tempo di finire e tornarsene a casa prima del mio arrivo. Eccola qui, è lei, la donna sexy di questa commedia. Eh sì, diciamo che questa commedia è sexy comica, perché parla appunto di tradimenti, di giochi, appunto ci sono tutti i sotterfugi che fanno veramente ride, tutte gag. Il mio personaggio in particolare si chiama Jessica KJ, quindi è un personaggio un po', diciamo, la coatta romana, però anche un po' ingenua, racchiude un po' anche l'ingenuità, perché poi alla fine è quella che non ha intrecci, insomma è solo l'amante, si trova in questa diatriba di corna, si può dire. e niente, e lei è tutta così, ciao Bricedino, sono qua, sono arrivata, ma te spogli amore, tutta così. E poi saluta tutti dicendo baci diffusi, insomma è tutta un personaggio colorito e niente, è uno spettacolo molto molto carino, divertente, comico, una commedia all'inglese e c'è tanto lavoro dietro, perché comunque ci sono, c'è tanto lavoro. E che dire, ci divertiamo e spero di far divertire anche voi, insomma, anche voi del pubblico. Ma sicuramente, ma quanto è importante il ridere e saper far ridere? Far ridere è molto molto difficile, perché come diceva UNESCO, se posso fare una citazione, il comico va al braccetto col drammatico, perché la classica buccia di banana, no? Uno ride sulle disgrazie degli altri, anche il pagliaccio, no? Che fa ridere però anche drammatico, quindi nella comicità ci vuole anche una vena paradossalmente di drammaticità. Ecco, io poi ho fatto anche delle cose di cabaret e CQR su Comedy Central con Antonio Giuliani e ho assaporato proprio la risata in 4 minuti. È molto molto difficile, però quando senti che dall'altra parte arrivano le risate ti senti piena proprio di felicità, insomma. Tra l'altro tu hai lavorato anche precedentemente con Nicola Canonico. 5 anni ormai che mi sopporta e che lo sopporto. Ecco, che significa lavorare con lui? Significa serietà, significa puntualità, significa lavoro serio, professionale, significa arte, perché comunque io, l'attore non smette mai di imparare, quindi e insomma significa anche proprio stare bene insieme, anche perché lui è molto molto, è un ragazzo proprio di cuore, è un ragazzo che ce la mette tutta e oggi scommettere sull'arte è veramente una scommessa, ecco, ho fatto un gioco di parole, perché questi tempi sono aridi proprio, la cultura ci fa sognare e questi tempi ci vuole il sogno, ci vuole proprio che ci tira un po' su, no? E Nicola devo dire che è bravo in tutto questo, perché ci regala a noi attori e al pubblico, e scommette sull'arte praticamente, quindi per me è un grande amico, una grande persona. Ma le donne sai che si le dicono le bugie? Sì, assolutamente, già il trucco è una bugia, già la calza a rete, no? Quindi la femminilità e giocare con queste cose è un po' dire le bugie, insomma. Quindi ci divertiamo e spero che vi divertirete questa sera. Io sono qui con te in questo bellissimo teatro stupendo che veramente ci ha accolto in maniera straordinaria. Quindi io resto qui su questo palco e continuo a mentire insieme a te. Certo, diciamo un po' di bugie. Sì, diciamole. Diciamo. Io sono bionda, ho gli occhi azzurri e sono alta 1,80, no? Giusto? È vero? Io ho una piccola bugia. Io invece sono molto formosa, rossa e... Ha gli occhi verdi. Sono proprio noi. Glielo dirò. Sto seguito Peppe! Sì, mi piace! Una cosa a 4! Io tu su 7 Peppe! Ma no, you don't understand, I see. Susi with Peppe! Anna mia, Jessie, che basta questo inglese? Ah. Ed eccomi con Annalisa, finalmente qui a teatro. Un po' sdraiate, però. Ci stiamo riposando prima di andare in scena. Infatti tra poco iniziamo, quindi mi devo ancora preparare. Ma quanto sei bugiardo? Tantissimo, una bugia tira l'altra. Siamo tutti bugiardi in questa commedia. Apparteniamo tutti alla stessa natura. Parliamo un po' di questo tuo personaggio. Questo personaggio è per me divertentissimo, ha tantissime evoluzioni ed è una giocosa amante che è sposata, sto dicendo un po' la trama, così è che è un po' satanata, ma in maniera giocosa, no? Della sessualità, così, però che ha tante evoluzioni, perché poi nello scoprire la dura realtà che è di tutti, dove tutti apparteniamo alla stessa natura, niente, cambia intenzioni, quindi questo è il bello del personaggio, no? Perché prima giocosa bambina, poi dura, poi scopre tutto e viene scoperto. A
Tu hai lavorato con i grandi, Alberto Sordi, Proietti. Che cosa hanno rappresentato per te questi maestri? Mamma mia, diciamo, Gigi Proietti è il mio grande maestro di scuola proprio. Ho fatto il laboratorio con lui e è un punto di riferimento meraviglioso con cui adesso, oggi, con la maturità artistica, mi piacerebbe essere diretta di nuovo. E Alberto Sordi è un ricordo fantastico, anche se ero molto giovane. Ho fatto una piccola cosa, però è stata molto carina. Mi diceva sempre brava, brava, così brava. Lui ormai era, insomma, aveva 70 anni, quindi è... E poi sì, ho lavorato con Alessandro Benvenuti tantissimo, sia in teatro che al cinema, ed è stato un altro scalino molto importante con cui, insomma, sono cresciuta parecchio. E, insomma, un altro punto di riferimento, ho lavorato con gli attori tecnici anche molto, Attilio Corsini, con cui, insomma, ognuno ha avuto la sua importanza meravigliosa. Gasma, Peppe Fiorello, sempre. Sì, infatti. Che cos'è per te proprio il teatro? Mamma mia, io direi la vita. Io sono felice quando sto sul palcoscenico, quando si parla di lavoro. Potremmo stare tutto il giorno qua a mangiare, a stare qui, a lavorare. Sì, non c'è ora. A me piace, devo fare, è proprio la vitalità mia. E certo, anche come donna sono vitale, oh. Però ecco, poi quando si lavora è proprio un'emozione che è una malattia un po', perché non passa più, quindi insomma è meraviglioso. È meraviglioso, è il mestiere più bello del mondo, secondo me. Ma una curiosità, sono più bugiardi gli uomini o le donne? Sono gli uomini. Secondo me gli uomini. Ah, mi dicono di no, mi fanno cenno di no. Sono tutti uomini qua, diciamo. Sì, sì. Non è più gli uomini, però poi quando le donne fanno le cose le fanno bene. Diciamo la verità, no? Possiamo mascherare bene. Sono sgamati subito, invece le donne poi sono definitive. Allora sei pronta per andare in scena? Mamma mia, mi devo pure un po' spogliare, perché è un po' così, insomma, da amante, no? Sì. Che mi guardi, mi sta riprendendo, mi guarda con fiducia. Come te spogli, come dico? Vedrai. Venite a teatro, a pagare un bellissimo teatro, l'inaugurazione qui a Una Bugia Tira l'Alta. Che non ci riesco, più forte di me, che non ce la faccio. Ho capito. È che io e te a volte non abbiamo complicità, ecco. E finalmente eccomi con il regista di questa commedia esilarante, particolare, soprattutto briosa. Tu sei gentilissima e generosa nei complimenti. Sta piacendo, funziona, la gente si diverte e ci accoglie con calore. Questo è il nostro scopo, farvi divertire. Com'è nata questa idea? A me piace il teatro inglese e ci sono tante commedie che ho letto e, diciamo, interpretato da giovane, perché non sembra, ma anche io ho la mia età. E ho cercato di filtrare questo tipo di umorismo con quello che è l'umorismo campano, avendo in scena anche straordinari attori come Gianni, amici come Nicola, come Nathalie, come Cecilia e Annalisa. È uscito fuori, grazie anche al loro contributo, perché ognuno di loro è molto propositivo, uno spettacolo che fonde una tradizione inglese con quella nostra, diciamo, più partenopea. Ecco, l'importanza appunto della scrittura teatrale, che cosa consiglia ai giovani che vogliono approcciarsi a questo genere? Leggere e andare a teatro, perché il confronto sano ti dà la possibilità di cimentarti in qualche cosa di più costruttivo, di nuovo, se riesci a mettere del tuo all'interno di quello che è un tuo percorso da spettatore, poi puoi proporre qualcosa di nuovo. E che atmosfera si respira in questo gruppo? Tra l'altro qui stanno all'opera, perché tra poco si va in scena. Infatti era bello vedere, mentre noi parliamo, dietro ci sono tanti nostri collaboratori che si adoperano per far sì che stasera ci sia lo spettacolo. E è importante questo, perché ci sono tanti addetti ai lavori, molto spesso non vengono neanche ricordati, perché dietro uno spettacolo c'è di tutto, c'è di più. C'è la collaborazione di tanti grandi professionisti. Infatti noi abbiamo la fortuna che ogni fine spettacolo Nicola, che è anche il direttore artistico della Good Mood e produttore,
ha l'attenzione di presentare sempre tutti quelli che anche sono dietro le quinte. È importante, insomma, far vedere anche questo tipo di lavoro e soprattutto l'atmosfera che si può respirare all'interno di un gruppo, non solo teatrale. Diciamo sì. Che voi siete sempre in tour, quindi conoscete sempre tante altre persone, ma soprattutto il rapporto con il pubblico. E, il rapporto con il pubblico è ottimo, infatti noi abbiamo la fortuna di avere un cattivo rapporto tra di noi. È bellissimo perché litighiamo spessissimo, non ci possiamo vedere, non ci frequentiamo al di fuori del lavoro. Questa è una chiave vincente. Questo è teatro. È teatro. Oh, ma che stai... Gianni, ma che bello essere qui con te a teatro e gustare il tuo spettacolo seduti proprio qui. Grazie, grazie. Pure io vorrei gustarlo da qui, ma purtroppo devo salire e devo andare dall'altra parte. E io invece resto qui. Vedi che fortuna, cioè chi può e chi non può. Ma allora parliamo un po' di questo tuo personaggio. Beh, è un personaggio sicuramente divertente, che si trova coinvolto in questo... turbine della bugia, quello che a volte può capitare di dire, perché a volte anche una piccola bugia, una sana bugia può essere interessante, però il problema della bugia è quella del non solo del saperla dire, ma fare anche in modo che non venga scoperta e che tutto funzioni alla grande. E invece in questo spettacolo c'è un momento in cui poi le bugie cominciano a venire fuori, perché non ce la si fa a tenerle in vita per sempre, e quindi nascono gli equivoci, che sono quelli tipici del gioco degli equivoci e quindi del divertimento. E ci sono queste tue battute molto divertenti, tra l'altro anche napoletane al punto giusto. Sì, c'è sempre il mio modo di recitare, di affrontare un personaggio, quindi la mia napoletanità, il mio modo di essere, questo che mi contraddistingue e che mi fa piacere sempre portare, anche perché c'è dall'altra parte il pubblico che lo apprezza, lo accetta, e a me fa molto piacere, ovviamente. Ecco, tu hai cominciato proprio con le compagnie amatoriali, che cosa ha significato per te questa esperienza, questo percorso, ed essere diciamo adesso aver raggiunto un livello così elevato? Tra l'altro tu sei amato dal pubblico anche per le fiction. Sì, beh, io ho cominciato amatorialmente, stiamo parlando di quando avevo 14 anni, stai parlando del Giurassico. C'erano ancora, me ne ricordo, che Piazza Carlo III camminavano i dinosauri, quindi e, sì, poi c'è stato la grande conferma nel tempo, quando ho cominciato a fare le grandi compagnie con Isa Danieli, con Rino Marcelli, con Mario Scarpetta, Benedetto Casillo e via discorrendo. Poi sono stato per un certo periodo assorbito dalla televisione, facendo un prodotto che funzionava tantissimo e che ha divertito tantissimo il pubblico per tanti anni, per 12 anni, che è Distretto di Polizia. Ingargiola. Giuseppe Ingargiola, e che è stato un grande successo, che mi ha dato una grande visibilità, questo lo devo ammettere, devo moltissimo a Ingargiola, come Ingargiola deve moltissimo a Gianni Ferreri, che chiaramente gli ha dato la possibilità di vivere, di diventare, di essere simpatico, e con delle puntatine di tanto in tanto a teatro, perché chiaramente l'impegno televisivo non me lo permetteva per molto tempo, e adesso invece ritornato a teatro con grande piacere, facendo dei progetti che mi divertono tantissimo, perché io, diciamo, sono prestato a questa compagnia, perché conosco Luigi da molti anni, siamo proprio amici al di là di essere colleghi, amici. Conoscevo Nicola, mi è stato prospettato questo spettacolo che ho sposato con grande voglia di fare, con grande divertimento, e nel frattempo sto portando in giro un altro spettacolo insieme a Daniela Morozzi, che è la toscana che interpretava mia moglie in Distretto di Polizia. Sono anni che facciamo coppia insieme, portiamo in giro spettacoli divertenti, e debuttiamo il 23 dicembre a Roma, al Golden, con uno spettacolo che si chiama Chiamalo Ancora Amore. Saremo fino al 18 gennaio in scena. E appunto parliamo di questa coppia, appunto. Quanto è importante la coppia a teatro? Vabbè, c'ha una grande importanza. Trovare un partner che sia maschio o femmina, dove ci sia un feeling, è molto importante. E con Daniela è nato questo. Noi ci conoscevamo soltanto così, insomma, di vista, professionalmente. Alla prima lettura di Distretto, dell'impostazione di Distretto di Polizia, ci conoscemmo, ma insomma, non ci sapevamo per nulla, e dopo 4-5 pagine di lettura ci ritrovammo davanti a un distributore dell'acqua a ridere della stessa cosa, e non ci siamo mai più fermati. C'è stato sempre il piacere di inventare insieme questa
sinergia, questa grande fusione che ci fu dal primo momento, fu presa subito dagli autori di Distretto, che la capirono e quindi cominciarono nel tempo, che non erano nati per essere due personaggi che collaboravano così tanto insieme. Nel tempo invece ci hanno fatto sempre di più collaborare, fino al punto da inventarsi questo amore, poi ci siamo sposati, abbiamo avuto una figlia, eccetera eccetera, e questa grande amicizia, questo grande rapporto, come hai detto tu prima, dura da allora, non solo, ma anche nella vita privata, perché essendo gli unici due pendolari di Distretto, perché lei da Firenze e io da Napoli, noi abbiamo per una vita e ancora oggi diviso casa a Roma, e quindi quando siamo a Roma per lavoro viviamo la stessa casa e condividiamo le stesse cose. E questo è bello. Invece con i Bugiardi qui? Con i Bugiardi è stato divertentissimo, perché con alcuni di loro era la prima volta che lavoravo, anzi devo dire la verità, con tutto quanto, no, con alcuni di loro, perché mi conoscevo soltanto con Annalisa, ci conoscevamo perché ci siamo incontrati tante volte a teatro, a qualche prima, e anche con Luigi, pur conoscendoci da tanti anni, questa è la prima cosa teatrale che faccio con Luigi. Con lui ho fatto un cortometraggio, ma tantissimi anni fa, eravamo proprio agli inizi insieme, io cominciavo a fare le prime cose in televisione e lui aveva scritto un cortometraggio molto interessante, si chiamava Una giornata particolare, che raccontava la giornata tipo di uno che faceva il killer di professione, quindi ammazzava le persone. Era molto interessante, sì, molto interessante come percorso, ma sto parlando veramente di tantissimi anni fa. E quindi quando mi ha proposto questa cosa mi allettava l'idea, perché mi faceva piacere lavorare con lui, mi faceva piacere affrontare una nuova compagnia, una nuova esperienza, e quindi l'ho fatto con un grande piacere. Devo dirti una cosa. Oh, sì, madonna, è complicata, è preoccupante. Questa commedia non mi piace. Quale? Una bugia tirata. Come non deve anche, a parte fate ancora la deve vedere, non è vero. È una bugia! Ah, ecco, vedi? Vedi, perché ancora la deve vedere, quindi è impossibile. Poi se le hanno dato la possibilità di leggere il copione, ma il copione non ce la legge. Si viene a teatro, no. Si viene a teatro e si vede. E adesso ti accompagno sul palco, perché sei pronto? E andiamo in scena? Va benissimo, si va in scena. Signori, chiedi scena. E tu ti devi confrontare con qualcuno che ti capisca, che ti sappia rispondere, non con me che nemmeno lo andestendo.